nostra cucina reale, mi raccomando. Buongiorno, buone feste, la prima tranche di feste è andata. Sì, oggi sì. Per noi è Santo Stefano, ma voi vedrete il video domani e quindi... E quindi raffreddore a parte. Ce la vogliamo fare. Chi si raffredda per le feste è sfigato. Allora ragazzi... La prima tranche di feste è andata, sicuramente siete tutti in regime detox, ma noi non potevamo non pensare a già alle casalinghe che si stanno arrovellando il cervello per pensare a qualcosa di buono per Capodanno, che non le impegni troppo tempo, che non le schiavizzi in cucina, ma che sia di ottima riuscita, che sia saporito. Ma quanto stai parlando? Sì, infatti, e quindi una ricetta veloce veloce con dei preparati facili da reperire, da comprare anche sotto le feste. È una ricetta del cuoco in scatola che abbiamo fatto a quattro mani, diciamo così, di cos'è? Eh sì, è la corona di riso e asparagi. Dai, è una bellissima corona di riso agli asparagi e speck. Sì. Vedrete tutti i cibi industriali preconfezionati che diventeranno qualcosa di estremamente vostro. Nessuno immaginerà mai la provenienza di quel cibo e il sapore non tradirà minimamente la sua provenienza, ma sarà gustosissima e buonissima. E allora... Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa questo Ok, andiamo. Ed ecco gli ingredienti per fare il nostro risotto, la nostra corona di riso di asparagi, giusto? Sì, giusto. Benissimo, allora. E speck, giusto, perché c'è lo speck. E quindi, mi raccomando, quindi due buste di asparagi surgelati. Mi raccomando che siano buoni, teneri e anche piuttosto grossi. Poi una busta di crema agli asparagi, mi raccomando, anche questa che sia di ottima qualità. Noi stiamo usando tutti i prodotti comprati alla Lidl in modo da fare un piatto in scatola e anche conveniente. Sì, brava. E comunque sono tutti i prodotti che ho usato e sono di un ottimo sapore. Approfittiamo anche di questo video per provare dei prodotti e dirvi se dei prodotti a basso costo sono anche di buona qualità. E fin qua ci siamo. Bene. Tre sacchetti di risotto carnaroli, questa qua è la versione deluxe, sempre della Lidl. Con asparagi ovviamente, è il risotto pronto, potete usare anche il Knorr per intenderci. Brava. Naturalmente, 300 grammi di contenuto, io sto facendo 3, 6, 900, anzi Gabriele sta facendo 3, 6, 900 grammi di risotto. Per quante persone? Perché siamo parecchi. E poi se volete all'interno potrete fare un cuore fondente usando o delle sottilette o qualsiasi altro tipo di formaggio fuso. 100 grammi di burro! Noi lo usiamo light perché non vogliamo ingrassare. Poi un mix grattugiato fresco, sempre della Lidl, e sì, poi... sostituibilissimo con il parmigiano reggiano, il grana padano, anzi sarebbe meglio, però qua stiamo andando su un piatto gustoso a basso costo. Ma vai, lasciali stare ragazzi. Poi 100 grammi di speck, mi raccomando, anche questo della Lidl, comprate quello che volete. E quindi andiamo a cucinare subito il nostro risotto. Come prima cosa, sbollentiamo i nostri asparagi, teniamoli ancora un po' turgidi, ma comunque cotti. Prepariamo la crema ed il risotto, seguendo le istruzioni che ci sono sulle confezioni. In 700 ml di acqua fredda versiamo tutto il contenuto della busta e iniziamo a mescolare tutto, tutto, mi raccomando, non abbiate paura. Vieni, grazie. Iniziamo a mescolare, ok? Questo lavoro lo faremo anche sulla fiamma fino a quando non porteremo a ebollizione. Continueremo comunque sempre a mescolare. Per quanti minuti oltre? Per 7-8 minuti. Per 2-3 minuti. Benissimo, quello che hai detto tu. Per 2-3 minuti e dopo scendete dalla fiamma. La cremina è pronta, la vedrete perché addenserà. Certo, addenserà. Andiamo ad addensare. Ve lo prometto, quest'anno gli insegnerò a cucinare. Sì. In una pentola stiamo lavorando naturalmente con 900 grammi di riso, quindi in questa pentola versiamo 3 litri e 600 di acqua e versiamo anche le nostre tre bustine di riso, tutte quante. Anche, bravo, anche questo qua portare a ebollizione e mescolare di tanto in tanto per 18 minuti, va bene? Fino a quando tutta l'acqua non viene assorbita, insomma assaggiatelo il risotto, non aggiungete sale. È una ricetta veloce e quindi ci vediamo dopo sia con il riso che con la crema. In una padella prendete solamente le punte degli asparagi ancora congelati e saltatele per qualche minuto con del burro. Quindi solamente le punte? Sì, soltanto le punte. Quindi fino a qua rompete. Vabbè, il più possibile. Si romperanno. Loro si rompono sin dove sono tenere. Anch'io. Mettiamo un po' di burro. Io.
e facciamo andare il tutto a fuoco allegro finché gli asparagi non saranno cotti, non stracotti, appena cotti. Fateli rimanere un po' croccantini, che mentre sono i nostri ingredienti stanno cuocendo, prepariamo la pirofila che dovrà accogliere il nostro risotto. Ho bagnato un foglio di carta forno e l'ho strizzato ben bene. Adesso lo taglio a striscioline, la colonna sonora gentilmente offerta da Enzino, e fodero così tutta la teglia con un primo strato di carta forno bagnata. Questo passaggio ci agevolerà un sacco quando poi dovremo sformare la nostra corona, e in più è molto utile perché fa sì che lo speck che avvolgerà il tutto non secchi in maniera esagerata, essendo la carta forno umida. Prendiamo il nostro speck, adesso ad uno adagiamo tutte le fette di speck una accanto all'altra fino a ricoprire tutto il diametro della corona, e vi consiglio il grassetto di porlo sempre dentro, quindi a contatto col risotto. Ok, a questo punto, foderata tutta la teglia, mettiamola da parte un attimo. Prendiamo il nostro risotto e adesso condiamolo con burro. Io ne metterò un 100 grammi, vista la gran quantità. Continuiamo a mescolare? Un attimo, aspetta. Vado ad occhio, ma in realtà sì, sono un 100-125 grammi. E poi, ovviamente, anche il parmigiano o il... Il grattugiato che avete, un 150 grammi, 200 grammi. Poi il tutto va molto a gusto, assaggiateli e mantecate il tutto perfettamente. Perfetto, è giunto il momento di assemblare il piatto. Che bello! Piano piano versate il contenuto all'interno. Io con questo quantitativo farò 2-3 corone. Benissimo, è giunto il momento del ripieno. Ecco i nostri asparagi, li abbiamo saltati semplicemente con il burro, così, tutti dentro. Senti, è bello già solo così. Te lo posso Ma ancora dire. Non è finito. Lo so. Scusa, me lo leggi? Mettiamo un cincinin, ma veramente per adesso solo un cincinin di crema di asparagi, perché questa io poi la userò per il fondo delle nostre corone sul piatto. Intensifica l'aroma di asparago, ma nello stesso tempo è molto molto buona accompagnandola con risotto. Voilà! E adesso io metterò anche le sottilette. È un piatto leggerissimo! È un piatto delle feste. Le feste non si fa a dieta. Così, tante mezze sottilette, una appresso all'altra. Anche la provola affumicata ci sta molto bene. Però viene molto molto intenso, poi potrebbe nauseare. Invece così... Così è un po' più leggero. È avanzata mezza sottiletta, chi la vuole? Io! Ecco, tanto è lui che parla di leggerezze. Ora, riempio la corona nuovamente fino alla base, dopodiché in forno a 200 gradi per una ventina di minuti, stando attenta che il tutto non bruci. Casomai, se il vostro forno è aggressivo, mettetelo a 180. Avete il forno aggressivo, Il mio è un po' lentino, è passivo. Il tuo è buonaccione. Ma uno deve sentire, ma questi non sono termini tecnici. Vabbè, io non sono una tecnica, sono una casalinga. Vabbè, ok, quindi se avete il forno aggressivo, mi raccomando, cercate di rabbonirlo, minacciatelo, insomma, mettetegli una lavatrice accanto, così magari, non lo so.
Ok, Gabriele, va bene. Piallate bene il tutto, no, va bene. Compattate bene il tutto. E svoltate in dentro tutti i disavanzi di speck. Gabriele sta mangiandola qualunque, in forno a 200 gradi per 20 minuti circa. Prima infornata, poi questo va servito dopo una seconda infornata che andrà sempre a 100, che andrà a 180 gradi per una quindicina di minuti. Questo farà sì che lo sformato tenga la forma, speriamo. Dopo 20 minuti di forno, ecco la nostra corona sformata. Wow. Già vedete, già si vede che si è ben compattata. Adesso la facciamo raffreddare completamente. Poi, prima di arrivare i nostri commensali, accendiamo il forno a 180 gradi e la inseriamo in forno per 10-15 minuti. In caso la vostra fosse già bella dorata e il vostro forno fosse quindi aggressivo, certo, consigliamo sempre la lavatrice accanto. No, la lavatrice accanto. E poi sai che bucati movimentali, allora smettila. E poi mettiamo un foglio di alluminio sopra per proteggere. La seconda infornata farà rapprendere definitivamente il composto, quindi noi ci rivediamo a ciambellone in forma. A dopo. Visto come si fa questa corona di riso e asparagi e speck, mi raccomando, e quindi non svelate il trucco a nessuno, quindi non condividete il video, guardatelo solo voi e condividetelo magari dopo Ramadan. È un piatto che potete fare benissimo il giorno prima, risulta ancora più buono e ancora più saporito. È un piatto che potete fare con anche il prosciutto cotto anziché lo speck e la provola affumicata anziché la sottiletta, e soprattutto le quantità che avete visto nel video sono quelle per una caserma, quindi ne vengono tre corone. Noi eravamo molti a Natale, ma voi bello corposo, era buono. Sì, però io ho fatto tre ciambelle di quello, ho fatto due ciambelle con quel riso che ho preparato, quindi voi dimezzate la quantità di riso se lo fate per 8-10 persone. Invece di 900, 450, giusto? Sì. Se la matematica non è un'opinione. Sì, sì, perché malgrado la grammatura sia poca, poi servito in quella maniera, in un contesto di un pranzo ricco, ci sta tutta quella poca quantità per tutte le persone, che però ne ha fatto una poca quantità, vedrete. Bene, quindi se ancora riuscite a camminare e non a rotolare dopo queste feste, provate questa nostra corona di riso e asparagi. Così rotolerete sicuro. Così sicuramente sì, andrete a rotolare. No, però rotolerete con gusto e poi dopo tutto in forma. L'importante, io l'ho suggerito sul canale Ombretta, che vi dico seguite, perché là ci sono tante dritte per mantenersi in forma, non circolare. E allora a pranzo del Natale, del Capodanno, delle feste, si può sgarrare anche per i cenoni. Poi l'importante è recuperare gli altri giorni, quindi godetevi il pranzo di Capodanno. Noi vi auguriamo che sia un anno scintillante, un anno pieno di soddisfazioni, pieno di tutto ciò che desiderate. Tu cosa auguri loro? E quindi io vi auguro di rimanere sempre qui a vedere i nostri video, e mi raccomando, certo, condivideteli sempre, e quindi che sia un anno gustoso. Brava, e noi ci rivediamo presto sulle vostre tavole. Ciao. Anche per Capodanno. Ciao, ciao.